Chiesa di Dio sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Una grande gioia pervade il nostro animo mentre siamo qui riuniti per dedicare a Dio questa nuova Chiesa con la celebrazione del sacrificio del Signore. Partecipiamo con fervore a questi sacri riti, in religioso ascolto della parola di Dio, perché la nostra comunità, nata da un solo battesimo e nutrita dalla stessa mente eucaristica, cresca in tempio spirituale intorno all'unico altare, si rafforzi e progredisca nell'amore che lo Spirito Santo diffonde nei nostri cuori. Eccellenza, benvenuto. Dopo aver eseguito i lavori di ultimazione dell'edificio, le consegno le chiavi della Chiesa. Per la mia azienda e i miei collaboratori, lavorare per la casa di Dio è stato un grande onore e una grande gioia. Essendo stato impegnato da sempre in parrocchia, per me è stata ad oggi la più grande missione che abbia compiuto e l'ho svolta con il cuore, con amore e dedizione. Le chiedo a conclusione la sua benedizione per me, la mia famiglia, i miei collaboratori e le loro rispettive famiglie. Ora vogliate accettare le chiavi della Chiesa Nostra Signora di Fatima. Figlia di Sion, città santa di Dio, il Re della Gloria viene a te. E Gesù di Nazareth, pastore e agnello, sacerdote e vittima, uomo dei dolori e signore degli eserciti, tempio santo, in cui apri le tue porte, Re della Gloria. Figlia di Sion, città santa di Dio, il Re della Gloria viene a te. Figlia di Sion, città santa di Dio, il Re della Gloria viene a te.
guarda Gerusalemme. Guarda Gerusalemme, si dice fra le nazioni, andiamo al monte del Signore, al santuario del Dio di Giacobbe. Rallegrati Gerusalemme, perché tu avanza il popolo santo, ora entra tra le tue mura. Thank you.
prima di dedicare con rito solenne questa chiesa, supplichiamo al Signore Dio nostro, perché benedica quest'acqua con la quale saremo aspersi, in segno di penitenza e ricordo del nostro battesimo. Ci aiuti il Signore con la sua grazia, perché è docile lo Spirito che abbiamo ricevuto, rimaniamo sempre fedeli nella Santa Chiesa. Padre Santo, luce e vita di ogni creatura, nel tuo immenso amore per l'uomo non solo li sostieni con la tua provvidenza, ma con l'effusione del tuo Spirito la purifichi dei peccati e li ricomuni sempre a Cristo, Capo e Signore. Nel disegno della tua misericordia hai voluto che l'uomo immerso peccatore nelle acque del battesimo muoia con Cristo e risorga innocente la vita dell'uomo, stato bello del suo corpo ed erede del suo regno. Benedici, santifica quest'acqua che verrà spersa su di lui, perché sia il segno della lavora battesimale. Fa che ci fa in Cristo nuova creatura e tempio vivo del tuo Spirito. Concede ai tuoi fedeli oggi raccolti in questa chiesa e a quanti in futuro vi celebreranno i santi misteri di giungere insieme alla Gerusalemme celeste. Per Cristo nostro Signore. In silenzio partecipiamo ai sacri riti. Yeah.
popolo, tenuto vivo in cui egli dimora. Lo sottrasse ai loro occhi.
Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio. Thank you.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che le accompagnavano. Parola del Signore. Celebriamo l'Eucaristia in questa solennità dell'ascensione del Signore. In tale mistero contempliamo il Signore che torna al Padre, dove si è restato ancora con i suoi per 40 giorni dopo la risurrezione. Nella iconografia tradizionale troviamo Maria al centro della scena, mentre gli apostoli guardano in alto il cielo. Maria ha lo sguardo rivolto verso di noi, sui figli. E noi in questo giorno siamo qui per dedicare questa Chiesa al Signore col titolo della Beata Vergine Maria di Fatima. L'intitolazione alla Beata Vergine Maria implica che mettiamo questa comunità sotto la sua protezione. A lei ci affidiamo con cuore di figli. Saluto e ringrazio per la presenza del signor Sindaco, il dottor Renato Siniani, il vice sindaco Mario Caligiuri, tutta la civica amministrazione, il colonnello Di Paolo, il colonnello Cucci e il capitano Zanda, che ringrazio sentitamente per gli onori che hanno reso alla Vergine Maria. Ringrazio poi il parroco Don Roberto Tovaini, che in così breve tempo è riuscito a completare i lavori iniziati 14 anni fa, 14 anni or sono, dal parroco di allora, Don Antonio Abramo. Ringrazio quindi quanti si sono adoperati con generosità, competenza, tempo, perché tutto fosse pronto per questa giornata. So che tantissimi avete collaborato. So che avete lavorato di giorno e di notte. Avete dato prova di essere veramente un popolo generoso. So che l'Alitto Camillo Siriani ha offerto i banchi e tutto l'arredo della Chiesa. Grazie di cuore. Questa è di tutto realmente un'opera molto grande. E che sia vero,
che lo Stato ci mette l'otto per mille, ma una buona parte resta appunto interessata alla comunità parrocchiale. E sono molto contento perché il mercato è stato messo da parte e avete fatto tutto nella gioia del dono, sapendo che voi siete stati strumenti della provvidenza del Signore, perché le costruzioni nella Chiesa non si fanno con le banconote già precise, già ammucchiate una sull'altra. Bisogna provocare la provvidenza, e la provvidenza siamo tutti qui che insieme vogliamo, abbiamo voluto appunto questa chiesa, questo tempio, perché dopo tanti anni potesse essere usufruito appunto da questa cittadina. Occorre ora che la comunità costituita da voi, che siete pietre vive, abiti questo tempio, renda culto a Dio. Sono le persone che santificano i luoghi. Siamo noi, vivi, risorti, chiamati a lodare Dio. La gloria di Dio è l'uomo vivente, dice Sant'Irineo. Così il ritorno di Gesù dal Padre inizia il tempo della Chiesa, il nostro tempo, quello che noi viviamo ogni giorno, la cui missione durerà fino al ritorno del Signore. Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Il Vangelo di oggi, nella solennità dell'ascensione del Signore, ci invita a guardare il cielo, ma a avere i piedi ancorati alla terra. Noi abbiamo ricevuto dall'alto l'effigie mariana, che proviene direttamente da Fatima e che è stata benedetta e incoronata da Papa Francesco, che lo ringraziamo con tutto il nostro cuore e la gratitudine. Ecco, questo è il simbolo della benedizione che ci raggiunge realmente dal cielo. Ma questo simbolo ci aiuta a stare sulla terra, a vivere la nostra realtà quotidiana con Dio al centro, nel cuore della nostra vita. L'ascensione del Signore è il momento delle consegne, è il passaggio della responsabilità, della crescita, della maturità, che si attua certamente per il dono dello Spirito, ma che si realizza grazie all'accoglienza di questo dono. Cristo Gesù sale al Padre e si compie così un atto di grande fiducia. Lascia i suoi continuare l'opera che ha cominciato, convinto che loro faranno più di più grandi. L'immagine che troneggia sull'abside è proprio l'immagine del Cristo che ascende, che attira a sé ogni creatura. Si rende capace i suoi di stare al mondo come uomini che hanno sperimentato la risurrezione, uomini e donne che non sono rimasti bloccati dalla morte, impauriti dalla morte, dal non senso, dal vuoto che tante volte ci ritroviamo, ma hanno sentito la forza irrompente della parola che è santa e che cambia totalmente la nostra vita. La prima nota della sezione dunque è la grande fiducia di Gesù per noi. Egli va al Padre e non ci lascia orfano, ma ci dà la sua stessa capacità, il suo stesso potere di operare il bene, di scacciare i demoni, di parlare lingue nuove, di rendere innocui i serpenti, di adorare i veleni. Chi sono costoro? Chi sono questi veleni, questi serpenti? Per tutto il mondo, la mondanità, che vuole in modo dirompente entrare nella vita dei cristiani e arrestare il flusso dirompente della buona notizia, che Dio ci ama, che Dio nel suo figlio Gesù Cristo, ecco, ha fatto del suo figlio il Kyrios, il Signore della vita, il Signore che distrugge per sempre la morte, il non senso e il vuoto. A volte ci ritroviamo e ci dona realmente di vivere nell'amore gratuito da parte del Signore. La seconda nota è questo momento, da questo momento, dopo 40 giorni della sua risurrezione, non scompare, ma inizia la sua presenza invisibile nel mondo. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. È vero che Cristo ha lasciato la propria terra,
che l'incarnazione sia conclusa, ma egli continua a stare accanto a noi, sempre, ma in modo, in una modalità diversa, per darci la possibilità di incontrare lui nella nostra vita. E la Vergine Maria ci insegna che la via della vita cristiana è la via dell'incarnazione. Lei ha detto sì alla parola del Signore, questa parola si è incarnata in lei. Così è per ogni cristiano. Ogni qualvolta noi diciamo sì alla parola di Dio, e questa parola si fa carne dentro di noi e dona a noi il senso profondo della nostra vita. Spesso diciamo, carissimi fratelli, i nostri giovani sono smarriti. Perché sono smarriti? Non perché non c'è lavoro, sono smarriti perché l'orizzonte di senso si chiude alla loro vita, perché neanche noi adulti abbiamo questo orizzonte di senso da comunicare, da trasmettere appunto ai nostri figli. Allora è importante, l'Ascensore ci dice che questo orizzonte di senso è venuto a noi attraverso il suo figlio Gesù, che ci ha mandato nel mondo gridando a noi: andate e portate la buona notizia. E qual è la buona notizia? Che la vita non è così conclusa nel nostro cammino, ma che la vita è aperta all'amore gratuito, all'amore infinito di Dio, che ci ha amati così come siamo, peccatori. Non ci ha amati perché siamo bravi e buoni, ma ci ha amati perché Lui ci ha amati quando eravamo malvagi e peccatori. Questa è la notizia che sconvolge il mondo. Questa è la notizia che dona gioia e pace anche in più giovani, perché possono anche loro aprirsi, ecco, davanti a loro questo orizzonte della vita eterna. E che cos'è la vita eterna? O per esempio, è la felicità. È la felicità, non è il camposanto, è la felicità. Vivere la felicità significa che noi, il nostro orizzonte non è così piccolo, ma si apre realmente all'infinito, a questo amore di Dio che ha voluto fare in Cristo, il Kyrios, il Signore, mettendo la sua destra, come dicono i salmi: la destra del Signore mi ha salvato, la destra del Signore è stata potente, come è stata potente con voi, anche operando insieme perché questa Chiesa potesse essere, ecco, usufruita, abitata dal popolo santo di Dio, bella, semplice. Non c'è bisogno di niente in questa Chiesa, rimane sempre così. Per questo abbiamo voluto, sentiamo il nostro cuore, di farne un santuario dove la Vergine Maria possa essere un riferimento per tanti giovani, per tanti adulti che sentono il bisogno di ripercorrere la stessa vicenda di Maria, di incarnare nella propria vita realmente la parola che ascoltiamo per la sua buona notizia. Dedicare la vostra Chiesa nel giorno dell'Ascensione è una scelta molto significativa. L'augurio è che questo tempio possa essere il luogo dove voi incontrate il Signore per poterlo portare al mondo, perché voi possiate dentro questo tempio sperimentare la presenza viva del Cristo risorto, vincitore del peccato e della morte, che dona pienezza alla nostra vita, perché questa pienezza la possiate portare anche nelle vostre contrade, perché c'è bisogno che di tanto senso nella nostra vita, c'è bisogno di tanta felicità, c'è bisogno realmente che tutti noi possiamo acquistare, ecco, il senso vero, il significato vero, che la nostra vita non è buttata così, la nostra vita ha una pienezza, perché Cristo è il Signore della nostra vita. E se lui è il Signore, che paura c'è, carissimi fratelli? Lo dice Paolo: se il Signore è con noi, se Cristo è il Chiedo, se è il Signore, ecco, nulla ci potrà mai separare da questo amore che abbiamo gustato e visto, e che Maria ci ha insegnato la strada, perché noi possiamo gustare, perché possiamo vivere, perché possiamo trarre da questo amore la forza di abitare questo mondo, qualunque esso sia, con tutte le sue ecco, vicende, a volte tristi, a volte felici. Ecco, oggi i cristiani sono perseguitati, ecco,
Ecco, sono il secolo in cui i cristiani muoiono per il Vangelo. Questo significa che c'è una Chiesa viva. Quando ci sono i martiri, vuol dire che la Chiesa è viva. E noi siamo chiamati, appunto, attraverso, ad abitare questo tempo, perché noi possiamo crescere nella vita cristiana, avere fede adulta, matura. Che cos'è la fede adulta, per esempio, per noi? Una fede che ha una vita che ha un orizzonte, che all'orizzonte della nostra vita c'è veramente il Signore. E se tu vivi questo orizzonte, lo puoi dare e comunicare a tutti, ai tuoi figli, anche a chi in questo momento è disperato e non trova nessuna dolcezza nella sua vita. Grazie di tutto. Il Signore vi benedica, grazie al Padre, grazie a voi, all'economo e a voi stato che ha iniziato appunto insieme al Vescovo Rimedio questa pratica. Oggi possiamo dire che il Signore ha compiuto la sua promessa. Credo in un solo Dio, San Giovanni, prega per noi.
santa perpetua e felicità. Per intercessione della Beata Vergine Maria e di tutti i santi.
chiama il tuo nome sia casa di salvezza e di grazia. Qui si raduna il popolo cristiano, ti adori in spirito e verità e si edifichi nel tuo amore per Cristo nostro Signore. Amen. Prosegue la tradizione antichissima della Chiesa di seppellire i martiri e i santi dove poi sorgeranno le chiese, perché la fede non è senza radici, ma poggia su Cristo e sulla testimonianza ed il dono di vita di chi ci ha preceduto. Seppellire il corpo dei santi in un altare è segno della fecondità delle loro vite. Le reliquie che verranno poste sotto il nostro altare sono di Santa Prisca, figlia dei santi Aquila e Priscilla, martirizzata sotto l'imperatore Claudio nel primo secolo d.C. Sant'Angelo d'Acre, santo calabrese, frate minore cappuccino, morto ad Acre, in provincia di Cosenza nel 1739. Santa Maria Goretti, giovane fanciulla vittima della violenza e martire della purezza nel 1902 nelle paludi pontine, capace con il suo esempio di far convertire il suo assalitore. Santifica questo altare
perché sia mente sempre preparata per il sacrificio del tuo Figlio. In fronte della grazia, lavi le nostre colpe, perché i tuoi figli muoiano al peccato e rinascano alla vita del tuo Spirito. Qui la Santa Assemblea riunita intorno all'altare, celebra il memoriale della Pasqua e si nutre il banchetto della parola e del corpo di Cristo. Ora qui, lieta, risuoni la liturgia di lode e la voce dei cori si uniscono al cuore degli angeli. Qui salve a te la preghiera incessante per la salvezza del mondo. Qui il povero trovi misericordia, l'oppresso ottenga libertà vera, ogni uomo goda la dignità dei suoi figli, finché tutti giungano alla gioia piena della Santa Gerusalemme del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Vescovo, ripetendo il gesto di Giacobbe che unse la pietra di Betel, sulla quale ebbe la visione della scala che conduceva al cielo, ungerà il nostro altare con il santo crisma. Così come l'altare di Giacobbe ha rappresentato la porta del cielo, così quest'altare, sul quale Cristo offre se stesso il sacrificio perfetto per l'umanità, è l'asse che riapre quella porta e fa di questo Tempio realmente una Bet-El, una casa di Dio. Terminata l'unzione dell'altare, alcuni sacerdoti che hanno preceduto Don Roberto nel ministero di parroco della nostra chiesa sudamericana ungeranno con il crisma le pareti. Santifichi il Signore con la tua potenza questo altare, questo tempio, che mediante il nostro ministero sono unti con il crisma, siano segno visibile del mistero di Cristo e della Chiesa. Thank you.
senso della nostra preghiera. Come il profumo riempie questo tempio, così la tua Chiesa spanda nel mondo la sua suave fragranza di Cristo. Thank you.
Thank you.
Padre, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, il sacrificio che ti offriamo nella mirabile ascensione del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per Cristo tuo Figlio, ora il nostro Redentore, tu ci hai dato la gioia di costruirti fra le nostre case una dimora, dove continua a colmare di favori la tua famiglia pellegrina sulla terra, e ci offri il segno e lo strumento della nostra unione con te. In questo luogo santo, tu ci edifichi come tempio vivo, e raduni e fai crescere come corpo del Signore la tua Chiesa diffusa nel mondo, perché raggiunga la sua pienezza nella visione di pace della città celeste, la Santa Gerusalemme. E noi, uniti al cuore degli angeli, nel tempio della tua gloria, iniziamo con te l'inno di benedizione e di lode.
mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto dal seso del cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazia questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo nel corpo e sangue del tuo figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe e suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giovanni Battista, San Michele Arcangelo e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra. Il tuo servo è il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Luigi, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera della tua famiglia, qui convocata nel giorno glorioso dell'Ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra, e che a te dedica oggi questo Tempio perché sia casa di salvezza e di pace. Qui la tua Chiesa celebri nella lode i santi misteri, perché anche noi, guidati dalla tua parola e sostenuti dalla tua grazia, possiamo giungere alla celeste Gerusalemme, dove congiungerai a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti, sacerdote Natale, Camillo e Marisa, Fabrizio e Olinda, e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria e tutti i secoli. Yeah.
concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un segno di comunione fraterna.
senza pellegrini sulla terra, fai costare i divini misteri, suscita in noi il desiderio della patria eterna, dove hai rimbalzato l'uomo accanto a te della gloria. Per Cristo nostro Signore. Grazie a Don Roberto il parroco per questa liturgia che veramente, ecco, anche gli angeli mi hanno invitato, inviato stasera, nel senso che quando le cose sono fatte bene, certamente la liturgia parla, parla alcune volte anche dell'ignorante, del piccolo, di quello che lo conosce. Allora io questo lo ringrazio, ringrazio anche tutti, e grazie anche per chi ha creduto alla provvidenza, ci ha creduto fin dal principio, che Dio avrebbe provveduto, perché questa Chiesa, che a me dava tanti pensieri, questa Chiesa potesse essere ultimata, perché è anche vero che noi dobbiamo essere rispettosi di chi veramente lo Stato e la Chiesa hanno provveduto. Però è importante che noi siamo di conseguenza anche attenti alle norme che ci vengono appunto date. E di questo io sono molto contento. Ringrazio ancora che voi siete stati la provvidenza, chi più chi meno, ma non importa quanto, importa il cuore. Il cuore è per così dire, è il sapore della provvidenza. Tutto il resto è veramente di passaggio. Allora continuate ancora in questa gara, perché la vita non è soltanto soldi, mercato o no. La vita è un'altra cosa. E noi siamo chiamati ad essere poveri. Perché il popolo a naso ha sensibilità su questo e si spinge alla generosità. I nostri padri ci hanno lasciato tante chiese, belle chiese, sentivano forse la bellezza, più di noi sentivano la bellezza. Quante chiese la nostra diocesi ci hanno lasciato, una più bella dell'altra. Bene, questo cosa significa? Ci hanno dato una norma, un esempio, una chiave per poter ricostruire, riparare, ma nello stesso tempo rendere questi cimeli, queste chiese sempre attuali, vive in mezzo al popolo, perché i nostri giovani si educano alla bellezza, perché la bellezza salverà il mondo. Buonasera a tutti. Sento un po' emozionato di fronte a tanta gente, ma era prevedibile. E dico subito che mi sento fortunato, mi sento un privilegiato questa sera, dopo aver assistito a questa bellissima cerimonia, a volte anche commovente, dopo aver nel 2004 partecipato alla posa della prima pietra, anche come sindaco, di fronte alla presenza di Don Antonio Brando e di Monsignor, il nostro vescovo,
di Lamezia Terme, questa sera ho avuto la fortuna di assistere anche alla dedicazione di questa chiesa alla Madonna di Fatima. In occasione del 101° anniversario dell'apparizione della Madonna di Fatima a Lucia, a Giacinto e Francesco, in occasione della consacrazione di questo santuario a lei dedicato. Fortunato perché l'ho fatto entrambe le volte come sindaco della città di Gioia di Mantelli, che mi onoro di rappresentare. Io porgo un fraterno saluto, un caloroso ringraziamento e un pensiero augurale al nostro pastore, Sua Eccellenza Monsignor Luigi Antonio Cantabora, vescovo della diocesi di Lamezia Terme, per questo inestimabile dono ai cittadini della nostra comunità e all'intero territorio. Come sapete, attraverso il suo impegno personale e la sua determinazione, il 25 aprile in piazza San Pietro a Roma, la statua della Madonna di Fatima, copia perfetta dell'originale che viene direttamente da Fatima, è stata incoronata per noi da Sua Santità Papa Francesco, con la tenerezza e la misericordia che caratterizzano il suo pontificato. Ringrazio i cittadini di questa comunità che negli ultimi mesi si sono prodigati in gesti di umana solidarietà, con impegno straordinario e ammirevole per rendere possibile questa giornata. Sono convinto che la nostra società avrà sempre bisogno di persone che all'insegna della gratuità e dell'abnegazione siano vettori di valori per mezzo dei quali le più forti e profonde istanze dell'uomo trovano spiegazioni. La comunità di Soveria Mantelli è testimone di tanti valori, rivolgendosi alla formazione religiosa, morale e culturale dei giovani, agendo con sollecitudine contro l'indifferenza del vivere sociale, rispondendo con gesti concreti di umana partecipazione alle esigenze di quanti chiedono di essere aiutati durante il travaglio del vivere umano. Questo messaggio, che dimostra lo sforzo dell'uomo e del suo pensiero di onorare la vita, di rispettare i valori della convivenza civile e dell'onestà individuale e collettiva, è un mirabile esempio per la nostra collettività, dove purtroppo sono presenti anche situazioni di disagio, di emarginazione e di solitudine. Auspico quindi che la comunità di Soveria Mantelli continui negli anni futuri ad operare con sempre rinnovato entusiasmo per la diffusione dei valori di onestà, di giustizia, di fratellanza e di speranza cristiana, che ci emancipino da tutti i vincoli, pregiudizi e dipendenze del vivere quotidiano. Ringrazio ancora a mio nome e dell'amministrazione comunale tutta la parrocchia di San Giovanni Battista e San Michele Arcangelo ed il nostro parroco Don Roberto Tomaino, che nonostante la sua giovane età e non appena giunto nella nostra comunità, ha sentito il bisogno e ha voluto progettare l'ultimazione di questo luogo sacro, quale risposta solidale e creativa che porta lustro alla nostra città. Oltre ad aver avuto l'amabilità di suscitare un rinnovato entusiasmo di fede nella comunità. Saluto Don Adamo Castagnaro, Don Antonio Brando, Don Isidoro Di Cello e tutti i sacerdoti
che sono intervenuti questa sera. Saluto e ringrazio quindi le autorità civili, militari e religiosi che hanno onorato questo giorno, questo momento. Un ringraziamento va a tutti i consiglieri comunali presenti, al vice sindaco della città, professor Mario Caligiuri, al presidente del consiglio comunale, Angelo Siriani, al quale va un pensiero particolare perché insieme ai suoi fratelli, Claudio e Franco, ha provvisto di banchi la nostra nuova chiesa. Gli assessori comunali, la dottoressa Antonella Pagliuso, l'ingegnere Francesco Scalise, il colonnello Ribaudo del gruppo di Lamezia Terme, il comandante della compagnia dei carabinieri, capitano Francesco Zani, il comandante della stazione dei carabinieri, e l'appuntato Giulio Cesare, che insieme a noi ha partecipato alla delegazione romana per il ritiro della statua della Madonna di Fatima, che vedete qui stasera. Al titolo mariano di Nostra Signora di Fatima sono consacrate numerosissime cattedrali in tutto il mondo, alle quali oggi, stasera, si aggiunge con grande gioia, con grande piacere ed orgoglio il santuario di Soria Manetti. Ma cosa può rappresentare per noi questo luogo appena aperto al culto, l'odierna cerimonia? Penso che in un mondo dove l'uomo stenta a ritrovare un punto di riferimento per vivere in bellezza la propria vita, un orizzonte spirituale, un orizzonte divino sia più necessario tra i bisogni. E quindi l'augurio che io vorrei fare, l'augurio e la speranza che questo luogo da oggi in poi possa diventare un rifugio di quiete e di riflessione, un luogo di perdono e di riconciliazione, un luogo che rappresenta per ciascuno di noi quell'orizzonte di cui parlava anche stasera il nostro vescovo, che ciascuno di noi deve avere in fondo il proprio sguardo per ricomporre il senso della propria vita umana e cristiana. Termino ringraziando tutti ancora una volta per la gradita presenza nella nostra città. Saluto tutti i cittadini e quelli che vengono da tutto il territorio, in particolar modo il Monsignor Vescovo, i rappresentanti di tutte le associazioni e tutti coloro che si sono adoperati in questi ultimi tempi per la buona riuscita di questa giornata, che rimarrà per sempre un segno indelebile nei nostri cuori. Grazie. Della nostra comunità. In quest'epoca, dalle passioni tristi
abbiamo bisogno di punti di riferimento che non tramontano. Quella che oggi inauguriamo è un simbolo dalle tante rifrangenze, un simbolo che rimane, che sfiderà il tempo, un simbolo che ne diminuisce ma valorizza ancora di più le chiese di San Giovanni Battista a Soveria, di San Michele Arcangelo a San Tommaso, della Madonna del Rosario di Colla, della Madonna della Salute di Pirillo, della Madonna degli Abbandonati, confermando la predilezione della nostra comunità verso la Signora dei Cieli. Un simbolo del nuovo secolo, che sembra ridurre il peso di Dio nella storia, che invece tenacemente resiste. Un simbolo di pace per la nostra comunità, che ha bisogno come non mai di elementi che uniscano sulla base dei meriti e dei bisogni, sulla base della capacità di costruire e di essere a disposizione degli altri, come il nostro sindaco quotidianamente dimostra. Un simbolo di speranza, che è l'unica rivoluzione possibile. Un simbolo di bellezza, eccellenza, per gli anni a venire e soprattutto per gli anziani, gli ammalati, i giovani senza lavoro e i giovani che studiano, confidando che la Madonna ne illumini il cammino e li protegga dal dolore della vita. Un simbolo per farci affrontare le fatiche del giorno e le battaglie dell'anima. Un simbolo, infine, nato sotto la protezione della Madonna di Fatima, regina della pace e protettrice degli afflitti, stella del mattino e messaggera della luce. Con scrupolosità,
con impegno. E penso alla ditta Silipo, a Franco Marotta, a Gabriele Cavalieri, a Bruno Barbelli, a tutti quanti che qui hanno lavorato. Ringrazio l'amministrazione comunale per la collaborazione in questi mesi e in questi giorni. E ringrazio poi i tanti benefattori. Non sono parole di rito e né di circostanza, ma in moltissimi avete contribuito con le offerte e in molti hanno donato gli arredi, di modo che in soli 7 giorni la Chiesa fosse dotata di ogni suo bene necessario. Posso dire con gioia che in questa Chiesa, grazie al cuore dei Soveritani, non manca niente. E questo è stato fatto solo in 7 giorni. E ringrazio in particolar modo la ditta Camillo Siriani, Angelo, Franco e Claudio, Rubettino, per aver offerto tutte le stampe. Ebbene, abbiamo pregato la litania dei santi che ci hanno accompagnato nella nostra preghiera di dedicazione all'altare, ma so di avere anche io una litania da scorrere, una litania da scorrere con i nomi tutti scritti, con i nomi di ben 214 soveritani, figli delle parrocchie di San Giovanni e di San Michele, ben 214 persone che in questi giorni, in diversi modi, in diversi tempi, hanno aiutato e contribuito per arrivare a questo giorno. Ben 214 nostri compaesani, figli di questa Chiesa. Sarebbe lungo l'elenco, perché dovrei nominare 214 persone che siano stati sotto i miei occhi, e ben poca cosa, ma sono stati sotto gli occhi di Dio, segnati e scritti nel suo cuore e nella sua memoria. E a lui io chiedo di ricompensare, a lui chiedo di benedire queste mani, a lui chiedo di benedire questi cuori, a lui chiedo di benedire queste vite. In quest'ultimo mese ho potuto sperimentare un dono davvero grande. È stata un'esperienza dalla portata unica per me, perché la provvidenza di Dio si è fatta visibile e tangibile. E come ha detto il Vescovo, le mani di questa provvidenza, i piedi di questa provvidenza, il cuore di questa provvidenza, sono state le mani, i piedi, la forza e il cuore di tutti voi. Ho sempre saputo che la provvidenza di Dio è grande, ma sono felice oggi, a opera compiuta, di poter dire che anche il cuore di Soveria Mannelli è un cuore davvero grande, e di questo ringrazio sentitamente il Signore. Per questo motivo non ditemi tra urbe o complimenti o altro, perché Dio mi è testimone che io qui non ho messo nemmeno un chiodo. Io non ho messo nemmeno un chiodo. A fare tutto siete stati voi, non è nessun altro. Siete stati voi, e che il Signore vi possa ricompensare. Ecco allora l'opera del Signore. Un popolo che si è dato da fare e che unito ha fatto una cosa grande. Ed è per questo motivo che la nuova Chiesa è ora qui davanti a noi come un miracolo. E
vorrei solo aiutarvi a guardarla bene, brevemente. Perché la bellezza di questa chiesa sta nel fatto che essa, anche se stiamo in tantissimi, essa però ci racchiude tutti e fa vedere qual è il centro della nostra fede, che è Gesù Cristo, significato qui nell'altare. E sopra vi è il Cristo risorto, che ascende al cielo e ha le braccia allargate, perché ci porta l'abbraccio del Padre. E mentre guardiamo il Cristo, attorno a noi siamo circondati dai santi, e in mezzo a noi, tra noi e Cristo, vi è Maria, la più vicina a Dio e la più vicina a noi. Questo è il mistero grande della Chiesa, una compagnia, un popolo sostenuto dalla luce dei santi, in cammino verso Cristo che ci attende a braccia aperte. Che cosa ci dice del nostro essere Chiesa questo edificio? Questa Chiesa è spaziosa ed è grande. E questo ci dice allora che in Chiesa c'è il posto per tutti. E questa vuole essere la Chiesa di Giovanni Mannelli. Una Chiesa grande perché accogliente, dove ognuno può sentirsi a casa. Poi questa Chiesa è piena di luce ed è alta. Sì, perché nella Chiesa di Soveria Mannelli non vogliamo vedere le tenebre della divisione, della gelosia e dell'invidia. Questa Chiesa è alta perché non ci deve essere posto della nostra comunità per le bassezze e le vicinerie in cui ci perdiamo. E questa Chiesa è dedicata a Maria perché vogliamo metterci sotto la sua guida e perché solo una madre sa donarci la gioia di stare tutti insieme a casa nostra. E allora una nuova Chiesa ha bisogno di una Chiesa, di una comunità. Abbiamo finito l'edificio, ora lavoriamo per la comunità. E per questo ho voluto che i giovani dei nostri gruppi parrocchiali vivessero i gesti della consacrazione, dalle letture sino al rivestimento dell'altare. Sono stati tutti i nostri giovani, la rappresentanza dei nostri giovani dei gruppi. Ed è con loro, ed è per i nostri giovani che noi vogliamo tentare di essere una comunità nuova. E sono i giovani che vogliamo rendere protagonisti di questa Chiesa. E desideriamo che siano i giovani i primi a sentirsi a casa in Chiesa. E abbiamo bisogno di loro giovani, per costruire la Chiesa. Questi giovani hanno preparato la casa, hanno preparato la casa a Maria, così come avrà fatto sicuramente Giovanni, l'Apostolo, nell'accogliere Maria a casa sua. Quando morto Gesù, resta lei come eredità e dona al discepolo amato alla Chiesa. E in questo giorno speciale, questa grazia chiedo alla Madonna, che i nostri giovani accolgano Cristo nella loro vita, che i nostri giovani accolgano Maria nella loro casa e sentano questa Chiesa come la loro madre e la loro famiglia e la loro casa. Questa è la grazia che chiedo alla Madonna, non altro. Concludo con le parole del grande poeta Eliot, che negli splendidi cori della rocca scriveva: in luoghi abbandonati noi costruiremo con mattoni nuovi. Dove i mattoni sono caduti, costruiremo con pietra nuova. Dove le travi sono marcite, costruiremo con nuovo legname. Dove parole non sono state pronunciate, costruiremo con nuovo linguaggio. C'è un lavoro comune, una Chiesa per tutti, è un impegno per ciascuno, ognuno al suo lavoro. La Madonna ci aiuta.
dà lettura del telegramma augurale di Sua Santità Papa Francesco. Il Sommo Pontefice Papa Francesco rivolge il suo benaugurante pensiero in occasione della cerimonia di dedicazione della Chiesa di Nostra Signora di Fatima in Soveria Mannella, e mentre formula fervidi voti affinché il significativo evento susciti nei fedeli rinnovata adesione a Cristo e una sempre più generosa testimonianza cristiana, invoca per intercessione della Beata Vergine Maria abbondante effusione di grazie celesti ed invia al reverendo parroco, ai collaboratori e all'intera comunità parrocchiale l'implorata benedizione apostolica. Dal Vaticano, 13 maggio 2018, Cardinale Pietro Parolin, segretario di Sua Santità. Si dà lettura del messaggio augurale del Vescovo di Fatima, Monsignor Antonio Manto. Eccellenza Reverendissima, Monsignor Luigi Antonio Cantafa, cari fratelli e care sorelle, con grande gioia ho ricevuto la lettera di Monsignor Luigi Antonio Cantafora, Vescovo di Lamezia Terme, con la quale mi ha comunicato che il 13 maggio 2018 intitolerà a Nostra Signora di Fatima una chiesa nella città di Soveria Mannelli, ricordando così il centenario delle apparizioni della Vergine Maria a Fatima. Accogliendo di buon grado questa richiesta, come Vescovo di lei da Fatima, desidero innanzitutto salutare Monsignor Luigi Cantafora, il parroco e tutti i fedeli presenti, e mi unisco spiritualmente a voi in questo momento così significativo con questo breve messaggio. Mi congratulo con voi e faccio voti affinché la celebrazione della dedicazione della Chiesa sia un momento propizio, vissuto per e con Maria, nostra madre spirituale, per ravvivare l'ardore della vostra fede cristiana e riscoprire la gioia del Vangelo. L'immagine della Nostra Signora di Fatima, presente nella vostra Chiesa, evoca il messaggio che ella, e attenzione qui, a tutta l'umanità, e stabilisce un vincolo speciale e filiale tra il vostro santuario è la Basilica di Nostra Signora del Rosario, del nostro santuario. Maria si è manifestata qui ancora una volta come Madre di Misericordia, facendo sentire il grido del suo grande dolore e del suo grande amore per l'umanità. E con un messaggio di misericordia, di speranza e di pace, e con un appello alla conversione dei cuori e alla preghiera fervente, ella continua a incoraggiare noi come fece con Suor Lucia: non scoraggiarti, non ti lascerò mai, il mio cuore immacolato sarà per te rifugio e cammino verso Dio. Cari fratelli e sorelle, vi prego con tutto il cuore, rimanete devoti a una così tenera madre, e affidate al suo cuore immacolato le vostre ansie e inquietudini con la celebre e commovente invocazione: mostrati madre per tutti. Madre dei fanciulli, così come fosti madre del bambino Gesù, aiutandolo a crescere in età, sapienza e grazia. Madre dei giovani, affinché grazie alla testimonianza della bellezza della tua umanità e della tua fede possano riscoprire la bellezza della vita con Cristo e abbandonare le vie che conducono alla morte e alla perdizione. Madre delle famiglie, aiutale a riscoprire la bellezza dell'amore filiale e duraturo che vince tutte le crisi. Madre dei malati e degli anziani, perché trovino in te consolazione e forza per affrontare il dolore e la solitudine. Madre dei poveri, degli umiliati, di coloro che sono offesi nella dignità, di chi non trova lavoro, né case né pane, affinché possano vedere riconosciuta la propria dignità. Cari fratelli e sorelle, Nostra Signora di Fatima vi benedica, vi accompagni e dal vostro santuario vi assista sempre con il suo materno aiuto. Con affetto fraterno in Cristo, Antonio Marto, Vescovo di Fatima.
che il Vescovo ci guiderà adesso nell'atto di consacrazione della nostra parrocchia al cuore immacolato di Maria. Recitiamo insieme la preghiera di consacrazione della nostra parrocchia al cuore immacolato di Maria. Salve Madre del Signore, Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima, benedetta fra tutte le donne, sei immagine della Chiesa rivestita di luce pasquale, sei l'onore del nostro popolo, sei il trionfo sul male, profezia dell'amore misericordioso del Padre, Maestro della luce della buona novella del Figlio, insegna nel fuoco ardente lo Spirito, insegnaci in questa valle di gloria del ritirato, la verità eterna che il Padre ha detto. Mostraci la forza del tuo amore, il tuo amore immacolato, sì, il rifugio dei peccatori, la via che conduce a te, unito ai fratelli.
Ricordo che nel salone parrocchiale è stato allestito un buffet dove possiamo prendere qualcosa insieme e domani alle ore 19 celebreremo la Santa Messa Solenne di ringraziamento con il canto del Te Deum. E a questa messa di ringraziamento sarà l'occasione necessaria per poter ringraziare tutti quelli che qui hanno collaborato. Invitiamo ad essere presenti e saranno consegnate dei ricordi di questa nostra giornata per chiunque ha collaborato con le buste, con le offerte, con i doni, in qualsiasi modo. Ognuno si sente invitato a partecipare perché per ognuno di questa comunità c'è il grazie della nostra parrocchia. Consentitemi di dire che qui c'è un linguaggio nuovo, comincia un linguaggio nuovo, come dice appunto il Vangelo, che chi porta la buona notizia si accorge che è un segno della buona notizia è calato nel cuore di quelle persone, se c'è una lingua nuova, un linguaggio nuovo, e qui noto un linguaggio nuovo. Allora io credo che è importante per questo insieme. Io sono stato fedele alla promessa del santuario, so che la fedele, adesso spiegando le cose che cosa riguardano. Io sono stato fedele perché questo possa essere un gentile e anche un segno di gratitudine della nostra Chiesa per tutto quello che avete fatto, per tutto quello che avete fatto. E consentitemi di dire una cosa importante. Il Santo Padre è rimasto molto impressionato, si riprende del mistero siriano, molto impressionato, perché ha chiesto una cosa e mi ha detto, di solito non mi chiedono mai questa cosa, vuol dire che non è un imprenditore. Allora, non sento da me, non dico che cosa, ma potrei anche dire. No, un imprenditore che chiede di pregare per i suoi operai, caro, è un linguaggio veramente buono. Grazie, grazie. Il Santo Padre è pieno di gratitudine. In quel giorno, insieme al capitano a voi, abbiamo fatto la piazza, sembrava, se io sembravo una nuvola, andavo a destra e a sinistra, perché bisogna in un certo modo approfittare dei momenti, no? Ma vedo che il Signore è stato buono, che ha permesso tutto questo. Grazie a questo linguaggio tenetelo ancora e approfondite sempre la buona notizia del Vangelo, perché questa buona notizia è come il battesimo, che si scende, si cammina sotto le acque, per risorgere la vita nuova. E quando risorgiamo vita nuova, quando abbiamo il linguaggio nuovo, abbiamo l'espressione nuova, ecco, non soltanto della parola ma anche dei gesti della nostra vita. Grazie. Il Signore sia con voi. Di questa Chiesa, vi colgo della sua grazia, della sua pace. Amen. Cristo che identifica come tua pietre vive, questo tempio spirituale. Amen. Che lo Spirito di Dio abiti nei vostri cuori e vi unisca la comunione gloriosa dei santi. Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore è la nostra forza, andate in pace. Amen.